cinema di... Ultima prova della stagione per la T-Max Cup, ma i giochi sono ancora aperti. La conferma dell'aria tesa che si respira arriva dalla griglia di partenza con i fratelli Marco e Santorusso davanti a Del Mastro, tutti racchiusi in un paio di decimi di secondo. Seguono Luperini, D'Elia, Giuseppe Russo e Rossi. I due fratelli toscani dettano legge allo start, ma fra i due è Marco che prova a stare davanti. Ci riesce soltanto nel primo giro, visto che Santo lo passa ma senza riuscire a staccarlo. Del Mastro si rassegna a inseguire, sta davanti a Luperini e D'Elia, però accumula metri di ritardo dai primi, mentre dietro Rossi e Giuseppe Russo si scambiano per qualche giro le posizioni. Santo e Marco sono in formissima, continuano a inanellare i giri veloci, ma nonostante i giochi di sci e il rettilineo le posizioni non cambiano, neppure quando sul finale di gara si trovano a dover doppiare Rossi. Anzi, Santo prende ancora qualche metro di vantaggio e taglia il traguardo davanti al fratello. Terzo con distacco Del Mastro, ma è impensierito da Luperini e D'Elia. Marco è il russo che è arrivato secondo. Ho sbagliato una curva, ne ho approfittato subito. È stato fatale. Santorusso, hai vinto con tuo fratello in scia tutto il tempo. Sì, praticamente ho cercato di impostare un ritmo all'inizio che mi permettesse di andare via, solo ce l'avevo sempre là a puntellarmi, fino a che non ho sbagliato una curva e ne ho approfittato e l'ho staccato. Quindi ho vinto. Giuseppe Russo, pilota e preparatore, ci spiega come si prepara per la pista uno scooter Yamaha T-Max. Sì, innanzitutto è uno scooter che viene usato per andare al lavoro e in giro in città. Quali sono nello specifico le parti che vengono sostituite, dunque quelle che fanno parte del kit di preparazione? Sì, allora innanzitutto viene sostituita la cinta, variatore e la trasmissione completa, comprese mollette e frizioni. Vengono sostituiti anche l'impianto frenante con quelli ventilati, tubi aeronautici e pasticca da trattamento ceramico. Poi viene lavorata la ciclistica mettendo delle lamelle più dure e olio più denso. E infine lo scarico, che viene sostituito con uno scarico libero. E una cosa fondamentale sono le gomme, che il regolamento ci impone delle gomme di uso stradale, che purtroppo sono queste le gomme. Sarebbe da usare una gomma a mescola da gestire diversamente lo scooter. Quello di Vallelunga è il circuito più veloce dell'intero campionato. Sì. Qual è la messa a punto specifica per questa pista? Allora, innanzitutto sulla ciclistica bisogna indurirlo un pochettino e poi sulla trasmissione, dove bisogna allungare un pochettino il rapporto per non avere problemi di fuori giri, ecco. Michele, il T-Max è un bicilindrico 500, ha una quarantina di cavalli e non è soggetto a limitazioni di peso da regolamento. Avete studiato qualcosa di particolare per aumentare l'efficacia in questo senso? Abbiamo alleggerito tutto quello che si poteva alleggerire, il materiale in più l'abbiamo eliminato fuori dal discorso del peso. Abbiamo eliminato la parte posteriore del parafango, quindi andiamo ad interagire sul radiatore, il raffreddamento della moto, e soprattutto per il deflusso dell'aria calda del pneumatico anteriore. Per i piloti della R125 Cup quello di Vallelunga è un esordio, ma questo non sembra aver messo in difficoltà i nomi noti subito in confidenza con l'autodromo laziale. In prova Galliani e Pala, unico rookie in prima fila, si sono marcati stretti sopravanzando Sottura e Furini. Allo start di gara 1 Sottura dà la zampata giusta e si impone sui rivali, mentre fra le ragazze sono Solcati e Scibetta le più incisive nelle prime tornate. La superiorità di Sottura sembra evidente, ma fra gli inseguitori è Pala a liberarsi di un Furini che lo marca stretto, per poi superare Galliani e gettarsi all'inseguimento del leader. Mentre i primi due fanno tattica, dietro Furini, Galliani, Savio, Acquarelli e De Rosa non stanno a guardare. Girano fortissimo, a dispetto della bagarre, il loro distacco dalla testa di gara sembra ridursi. Pala attacca sul finale di gara e proprio quando i giochi sembrano fatti passa Sottura, mentre Furini resiste a Galliani e conclude terzo. Tredicesima e prima fra le donne è Elenia Scibetta. Allo start di gara 2 si proiettano avanti Furini, Pala e Sottura, ma nella prima fase è Pala che si mette al comando. A completare il gruppetto di testa ci sono Galliani, Savio, De Rosa e Acquarelli, che costringono gli altri a inseguire.
A metà manche Furini e Galliani si impongono su Sottura, mentre Pala deve vedersela con Savio e Acquarelli. In finale di gara Galliani mette al sicuro la prima posizione e va a vincere davanti a Sottura, che strappa la piazza d'onore a Furini. Savio è quarto su Pala, mentre la Scibetta, dodicesima, si conferma la più veloce tra le ragazze. Elenia Scibetta è la più veloce delle girls della R125 Cup. Qual è la scommessa prima della finale di campionato? Che devo vincere anche l'ultimo e devo arrivare prima sul podio delle ragazze. Luca Savio, un rookie che non si fa spaventare dagli Open. No, anche se la mia moto è meno preparata, cerco di stargli dietro. Michael Sottura è il più veloce degli Open della R125 Cup. A chi dedichiamo questa vittoria? Questa vittoria la dedico in particolare a mio padre, che fra 2 giorni compie gli anni.